L'avevamo vista al Salone di Ginevra ed eccola qui, ci abbiamo adesso messo a sedere sopra. Nuova Kia e-Soul che si presenta con due versioni di batteria, quindi una long range con batteria da circa 64 kWh e una, diciamo, base con batteria di una densità minore. Quella che sto guidando è la long range, ma prima di andare a parlare della tecnica più in dettaglio, concentriamoci sulle misure. La terza generazione di Kia e-Soul si ingrandisce per contenere il pacco batterie sistemato sotto il pianale, ma non solo, perché il passo aumenta di 3 cm a tutto vantaggio delle gambe dei passeggeri posteriori, mentre la lunghezza cresce fino a 4,19 m, cioè 5,5 cm in più rispetto a prima. Così il vano bagagli offre da 315 a 1339 litri, inclusi piano di carico regolabile su due livelli e schienali abbattibili separatamente in percentuale 60-40. All'interno la nuova Kia e-Soul ha alcune aggiunte che la impreziosiscono rispetto al resto della gamma. Parlo per esempio di questi inserti che fanno, se vogliamo, un pochettino Mercedes, ma sono comunque belli sia da toccare sia da vedere. E poi ci sono i tweeter dell'impianto audio che sono quasi inglobati nelle bocchette laterali, uno qui e uno là. E poi c'è questo schermo in formato 16 noni molto spinto che è piuttosto particolare, ma devo dire che comunque si vede bene, naturalmente è touch. Per il resto le diversità rispetto a un'automobile tradizionale sono qui nei pad o dietro al volante che non gestiscono il cambio ma la frenata rigenerativa e poi appunto nella leva del cambio che non c'è ma è sostituita da un rotellone dove si può appunto scegliere se andare avanti, indietro, mettere in folle oppure innestare la pinna. Sotto le linee, riviste ma non troppo, battono due powertrain elettrici. La versione standard range offre una potenza pari a 136 cavalli, grazie a batterie da 39,2 kWh raffreddate a liquido, così come quelle della long range, che però sono da 64 kWh e offrono l'equivalente di 204 cavalli, conditi con 400 Nm su entrambe. La più potente dichiara 452 km di autonomia nel ciclo WLTP, che scendono a quota 276 per la e-Soul meno cavallata. La città è l'habitat ideale per questa nuova e-Soul perché si guida veramente facile facile. Ha tanta visibilità, soprattutto davanti, ma anche dietro. Non è male. Lo sterzo è morbido e c'è solo da pensare a acceleratore e freno. La modulabilità del pedale del freno potrebbe essere migliore, ma è comunque nella media di quella delle auto elettriche. E poi basta giocare con l'acceleratore e con i paddle al volante per gestire la ricarica e di conseguenza la frenata. Se però pensate che la nuova e-Soul sia solo un animale da giungla cittadina, vi sbagliate di grosso, perché alla prova dei fatti questa Kia con l'animo green ha dimostrato di saper digerire molto bene anche un tratto di curve e controcurve. E quando la strada si apre, beh, questa e-Soul si rivela insospettabilmente agile e a tratti anche divertente, perché di prestazioni ce n'è sempre in abbondanza, nel senso che basta sfiorare in questa versione long range che sto guidando l'acceleratore per avere veramente una risposta pronta e decisa, soprattutto in modalità sport. Ma anche il mix di sterzo e assetto, che è stato rivisto per sopportare il maggior peso portato dalle batterie, che comunque sono qui sotto, nella parte centrale, ha portato a un comportamento a tratti dinamico e oserei dire quasi divertente e brillante fra le curve. Quindi una condizione questa che potrebbe anche soddisfare chi si aspetta qualche cosa di più rispetto alla solita auto elettrica. Che certo deve soprattutto essere parsimoniosa nel dispendio di energia, perché ancora oggi i punti di ricarica non sono così diffusi, almeno sul nostro territorio. Una dote che alla e-Soul, a giudicare dalle performance che ho ottenuto in questo test, sembra proprio non mancare. Quando sono partito, la strumentazione recitava come 400 i chilometri di autonomia disponibili. E adesso sono già 360, ne ho fatti un bel po' e ho guidato anche allegramente, non solo in città dove mi trovo adesso. E il consumo che mi segnala la strumentazione è di 17,9 kWh ogni 100 km. Ma adesso andiamo più in dettaglio per quanto riguarda il tempo di ricarica. Attaccando la Kia e-Soul alla wallbox di casa da 7,2 kW ci vogliono circa 6 ore per fare il pieno, mentre se si sfruttano tutti e 100 i kW permessi alle colonnine a ricarica rapida, servono 42 minuti per passare dal 20 all'80% di carica.
E per introdurre il tema del prezzo, non c'è nient'altro di meglio che ricordare che anche questa nuova eSoul, come le sorelle a benzina e a gasolio, viene venduta in Italia con una garanzia di 7 anni o 150.000 km, che copre anche il motore e, udite udite, il pacco batterie. Si parte da circa 39.600 euro per la standard range, che saliranno, ma i prezzi non sono ancora confermati, fino a 43.600 per la long range che ho provato. Due gli allestimenti, style ed energy il più ricco. Di serie su tutte ci sono comunque frenata di emergenza automatica, cruise control adattivo con funzione stop and go, telecamera posteriore, driver attention warning e mantenitore attivo di corsia.